i pancake tatten. È sabato ed è anche mercato day. Super bottino di oggi. La crema di ricotta. Genitore 1, genitore 2. Croccantine. Workout serale. Miam. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi sono appena svegliata, come si può notare. E oggi vi porto con me in questo fantasmagorico giorno, mostrandovi che cosa mangio. Vabbè, è un video che a voi piace tantissimo, che a me piace tantissimo guardare, filmare, quindi win-win. Iniziamo dalla colazione con una novità. Novità di questo autunno è i pancake tatten. Sì, lo so ragazzi, me ne invento una per ogni colore. Come sapete, il Giga Pancake è nato mettendo la frutta dentro, il Giga Pancake 1.0, invece il 2.0 c'era fuori, quello in versione sì, vabbè, comunque. Quindi ho pensato, ma se provassi a farlo con la frutta dentro, ma in versione mini pancake, non l'avevo mai fatto. Quindi ho, a parte, messo a caramellare delle fettine di mela, che ho tagliato fettine per lungo, poi capirete il motivo, sottili, e le ho messe a caramellare con un pochino di cannella. E poi ho preparato l'impasto, il solito impasto dei miei mini pancake, che è latte, io uso latte vegetale, albume, farina, semi di chia e idrolitina, e poi qui ho aggiunto anche un pochino di cannella per la natura mele e cannella, ok? Adesso ho tutto pronto. Qui ho le mele, qui ho la padella, che trovate su Amazon, vi ho messo tutti i link delle mie varie padelle qui nell'info box, e il mix pronto. Quindi, che succede? Qui c'è anche la mia tisana, si può spostare. Ah, tra parentesi, ho comprato un treppiede nuovo, perché quello di prima aveva messo a rischio anche questa fotocamera, quindi ho detto, sì, investi 10 euro di treppiede, dai, su, e l'ho fatto. E mi sta piacendo, in realtà è la prima volta che lo uso. Vabbè, comunque. Allora, io mi metto qui. Ah, tra parentesi, guardate la dolcezza. Ogni sera Jimmy, prima di andare a letto, prepara la macchina del caffè, mette questo bigliettino che è riciclato, cioè non è che lo scrive ogni sera, lo mettiamo da parte, lui lo mette lì ogni giorno, perché sa che io amo il caffè, ma odio farlo, infatti lo fa sempre lui, ma soprattutto che la mattina ho bisogno di caffè subito, o meglio subito dopo colazione. Io prima mangio, bevo il caffè. Fotocamera, dai. Okay. Metto una fettina non ce la possiamo fare oggi, iniziamo malissimo, e semplicemente ci verso sopra l'impasto. Solitamente dal mio impasto me ne vengono fuori circa una decina, oggi 9, non so perché, probabilmente perché li ho fatti un pochino più cicciotti, e quando faccio i vari round, nel frattempo li lascio raffreddare su dello Scottex perché assorbe l'umidità, che non so se si vede, sì, ancora lì, è un pochino bagnato infatti. Comunque, ora sono tutti pronti, quindi io ho deciso di abbandonare il piano torretta per poi doverla distruggere, doverla tutta risistemare. Li metto direttamente come li mangio. Metto una bella cucchiaiata di yogurt. E poi finisco con la mia crema preferita che, anzi, è finita ormai, è andata. Io ci impiego veramente sempre tantissimo a finire le creme, e invece questa l'ho volatilizzata, anche perché ci vado con il leccapentole. Direi che ci siamo.
bello distribuito, bello spalmato. Via, ne lascio per un'ultima colazione. Vi consiglio veramente di andare a visitare il loro sito e ricordate che sono riuscita a ottenere un codice sconto per voi. Non è tantissimo però. Qualcosa è meglio di niente. E voilà, pancake tatin con la frutta dentro, gusto mela e cannella. Io ho anche provato gusto pera e cannella e sono una bomba. Aspettate che devo spegnere questa luce gialla. Già Milano, questo è il massimo della luce che si può ottenere, ma almeno è naturale quella che viene da fuori, non questo. E voilà, eccola qua, eccoli qua, eccoli qua, con la frutta direttamente dentro. Veramente non ci avevo mai pensato, come ho fatto a non pensarci mai prima. E basta, pronti per lo shooting. Da quando mi sveglio a orari più umani sono le 8:30, 8:40. Io faccio colazione alle 6 solitamente, l'anno scorso. Riesco a fare colazione con Jimmy, che predilige la mia granola. Questa l'ho fatta con dei cereali che avevo dopo in dispensa, quindi molto svuota dispensa. Mais soffiato, avena, mix, eccetera. E abbiamo iniziato a guardare su Netflix tutta dall'inizio la stagione di How I Met Your Mother. Età di 26 e 27 anni abbiamo deciso di procurarci una nuova macchina, anche perché per eventuali spostamenti è sicuramente più sicura rispetto ai mezzi pubblici. Quindi ora io sto impazzendo, però vabbè, oggi siamo venuti a vedere la Kia Picanto. Cosa non è... Picanto, perché ragazzi, se la prendiamo la chiameremo Pikachu. Andiamo. Oggi è sabato ed è anche Mercato Day. Noi veniamo al Sojumi Milano, che è aperto al pubblico soltanto il sabato mattina, mentre durante la settimana è aperto soltanto ai fornitori e ai rifornitori del settore alimentare, Oreca, che è Hotel, Restaurants and Catering, mentre il sabato è appunto aperto al pubblico e noi ne approfittiamo. Vendono in cassette in grandi quantità, quindi ci concentriamo sul prendere soltanto magari una tipologia di alimento, quindi solitamente d'estate prendiamo una cassa di due casse di pomodori e la cassa di zucchine e poi magari aggiungiamo qualcosa. L'ultima volta abbiamo preso una cassa di broccolo romanesco, adesso vediamo cosa proviamo. Salve. Buongiorno. Grazie. A lei buona giornata. Lo adoro. Ma sono a pasta arancione. Buone però. Anguillara, anguillara veneta. Sapete quanto banana bread potrei fare con tutto quelle? Super bottino di oggi, quindi ragazzi preparatevi per un video a tema kaki. Yeah! Aspetta. Funghi? Ah, belli. Che belli. Quanto? 5 euro. Vale. Il nostro bottino finale: funghi, insalata, là dentro sulle melanzane, i cacchi. Meno male dobbiamo prendere poco. Tornati a casa, mi lascio ispirare dagli acquisti al mercato, quindi funghi. I fattori funghi. Voglio fare una pasta cremosa con i funghi utilizzando la ricotta. Allora, prima di tutto metto a cuocere i funghi, li taglio a listarelle e li metto in padella con un pochino di prezzemolo e li lascio cuocere. A parte cuocio la pasta e poi a parte preparo la crema di ricotta, cioè praticamente metto in una ciotolina la ricotta e la allungo con dell'acqua di cottura della pasta per creare una cremina emulsione. Avendo messo l'acqua di cottura è diventata una bella cremina rispetto a prima, che era molto più densa.
e l'ho condita con un pochino di prezzemolo, pepe e mi manca il sale. Fatto un po' di funghi, le due sono un po'. Vabbè, li prendi tu se vuoi. Siamo pronti per mangiare, eh? Il piatto si muove da solo. Ovviamente c'è l'acqua. Beh, chiaramente per un momento ci ho pensato, mossa. Guarda, scusa, perché non può essere un piatto animato che inizia la canzoncina? Guarda! Mi tu, mi tu. Troppo buono. Fai lecchi. L'estate del 2006 è stata bellissima e terribile al tempo. Addirittura ha fatto un... Semplice? Ma buonissimo. Come secondo ho fatto una frittatina di distrutta di albumi e cavolo broccolo romanesco. È il mio broccolo preferito. È troppo carino. Oggi veramente non voglio mettere in fuoco niente. Eccolo qua. Troppo carino. Oggi pomeriggio, niente di che. Siamo stati un pochino a computer a lavorare, poi siamo andati a fare qualche video per MyProtein che vedrete tra un mesetto circa, ma un video molto simpatico, mi sono molto divertita a farlo. Adesso andiamo in un'altra concessionaria, prima però merenda. Andiamo per merenda oggi, super veloce, prima che Jimmy mi uccida, faccio yogurt di soia. Yes, melograno che io sbuccio in grandi quantità e poi conservo in freezer, così mi dura decenni, o meglio finché dura, infatti ne è rimasto pochissimo. E poi soia crispies, che sono tipo delle palline di soia soffiata, però cioè se non ce l'avete potete usare benissimo l'avena o la quinoa soffiata, che è una bomba. Cocco rapè. Scaglie di cocco già tostato. Mi raccomando, le scaglie di cocco tostatele sempre, a meno che non le comprate già tostate come queste, perché sanno di qualcosa. E voilà, merenda super basic, super veloce, ovviamente da è rosa. Dietro di me, banane. Banana bread is coming to town. Ovvio, nuovo giro, nuova corsa. Non ne posso più. Nel mentre che i contorni vanno, qui faccio delle melanzane in friggitrice ad aria. E poi qui a parte adesso metto su della passata di pomodoro, perché voi sapete essere il mio accompagnamento preferito alla carne. Questa sera infatti voglio fare delle bistecchine che ho acquistato al supermercato l'altro giorno, ovviamente, e voglio farle in un modo che è un po' di tempo che mi frulla in testa, ma non ero ancora riuscita, insomma non avevo avuto l'occasione. Voglio farle tipo cotoletta, quindi impanate. Allora, vi spiego, qui c'è un po' troppo caos secondo me, quindi nel mentre che narro, spegniamo. Vai, zitta tu. Oh. Allora, prendo un piatto e due piatti. Cazzarone, che palle. Arrivo. Ok, piatto 1, piatto 2, genitore 1, genitore 2. Piatto 1 metto l'albume, non lo so, così poi ne aggiungeremo altro. Nel piatto 2 invece metto... se avete del pan grattato, io utilizzo questa farina di mais bramata, che dà anche tanta consistenza sotto il palato perché è super granulosa, quindi è anche super piacevole oltre ad essere super buona. Prendo fettina, la bagno nell'albume, la sposto nella farina e la impano tutta. Impano
Panami tutto. Io ho una maglietta che c'è scritto Panami tutto. Cerco di far aderire per bene la farina. Non la rigiro troppo, se no si stacca. E delicatamente la sposto su una leccarda e su carta da forno. Voilà! E voilà, ho panato 3 bistecchine. Dovete sapere che questo in realtà è un piatto che mia mamma faceva spessissimo e da piccola era il mio piatto preferito. Io adoravo le fettine di carne panate, ma in realtà adoravo soprattutto il pezzo bonus, che era composto da quello che avanzava tra la farina, il pan grattato in quel momento, e l'albume, perché mia mamma li univa e faceva la pallina finale. Ammetto di essermi dimenticata di speziare e salare, quindi questo se lo mettete nell'uovo andrebbe meglio. Forno preriscaldato, modalità grill, ok, già caldo, e butto dentro. Ragazzi, io non l'ho mai fatta, quindi incrociamo le dita. Adios, ciao ciao. Dopo circa 10 minuti la potenza del grill qui è abbastanza forte, ma insomma il mio forno non è il massimo. Vedo che è sulla via di essere cotta perché si è un pochino raggrinzita. Bello. Ragazzi, ha funzionato. Ecco, ho perso mezza panatura. Forse la forchetta non è un mezzo migliore. Adesso lo lascio altri 5-10 minuti. Comunque ci impiega a cuocere, non è proprio velocissimo, ma in realtà vedo che è cotta perché questa parte qui è bella marroncina. E voilà, cena super divertente con melanzane, pomodoro, bistecchine un po' alla griglia e un po' impanate, che sono venute una bomba, quindi assolutamente rifaremo. Cioè, senti? Croccantine! E insalata di contorno. E la trovò? Ho deciso che farò una life coach. Anzi, ne trovo ben più d'una. Mi piace terminare la sera con una bella tisana, questa è la mia preferita, sollievo stomaco, ragazzi, sollievo stomaco for the win, spettacolo, e un cubetto di cioccolata. E anche lui. La salve. Workout serale. Ecco come si fanno i bicipiti qua. Sono devastante. Allora, sei licenziata. Vabbè, balla. Così almeno una ce l'ha. E buongiorno, devo farvi vedere la mia colazione di oggi. Banana bread a strati con yogurt greco e burro di mandorle. Questa è diventata la mia colazione preferita di quest'anno. Cioè, dell'autunno. No, dell'autunno, ok. Aia, yeah. Guarda il mio polso. Provatelo perché è spettacolare, mamma mia. Miam miam. Siamo al giorno dopo e io volevo concludere questo video salutandovi. In questo video non è successo granché, anzi nelle mie giornate, e penso quelle un pochino di tutti in questo periodo, non sono ricche di eventi, e diciamo che la nostra ricerca dell'auto secondo me è un pochino un modo che stiamo cercando per evadere un pochino da questa situazione, per darci qualcosa a cui pensare e per staccare un pochino la testa, darci un senso di normalità. Non so se l'acquisteremo a breve o meno, perché dipende anche un pochino da come si evolve la situazione, e sappiate che se non tratto, comunque non parlo di quello che sta succedendo nei miei video, nei miei vlog, non è perché non ci sono attenta, e se mi seguite su Instagram anzi sapete che ci sto molto dietro, ma è perché vorrei che guardando i miei video voi riusciate a trovare un pochino di respiro da tutto quello che ci sta accadendo intorno, e non vorrei che siano ulteriore pesantezza su pesantezza, e è un modo anche di liberare la testa, quindi questa è un pochino la mia intenzione, spero di esserci riuscita in questo video. E basta, io quindi vi saluto, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video,